Ed è il momento di presentare i nuovi ospiti, ultime battute per il nostro pungiglione di giovedì 9 ottobre, ancora buongiorno, ben ritrovati. E con noi due della band Aura, perché siete solo due oggi, e poi gli altri dove sono? Spasso. Sono in sciopero. Come già, noi siamo gli No, scioperi. no, no, no. Stagione calda. Perfetto, saluto Matteo De Ciao, Virgilis, salve a tutti. bassista, buongiorno anche Igor Piccioni, Buongiorno. batteria, che fatto? Sei peggio di me oggi. Quella che sta male sono io oggi, per Io sono così proprio. favore. Di natura. Sì. Buongiorno Igor. Buongiorno. Senti, mi sa che tu sei più preparato. Igor lo vedo un po' sottotono. Potresti raccontarmi degli Aura, per favore, Matteo? Cosa ti diciamo? Niente, vabbè, siamo reduci da una buona stagione estiva, siamo molto soddisfatti per questo, abbiamo fatto circa 50 date in tutta l'estate, un po' nel centro Italia. Adesso a novembre partiremo per due concerti in Germania, torneremo in Germania, andremo a Wow, Colonia. wow. Ogni tanto fortunatamente c'è qualche puntatina all'estero, Eh insomma, sì, questa cosa ci quanta dà un po' di... soddisfazione questa cosa. Sì, Cioè, io nel mio piccolo mi entusiasmo quando, non so, devo presentare qualche spettacolo a Milano, Roma, Bologna, Bari. Figuriamoci voi quando andate all'estero, tanta roba. per fortuna capita ogni tanto Credo che questo magari sia arriva. Il veramente. problema nostro è che a noi piace suonare, cioè per la fine Beh, sì, non è anche un se ci problema. metti, sì, oramai è diventato un problema, anche se ci metti in un fondachetto proprio, noi stiamo bene. Poi ovviamente quando Ci dai un palco ci dai un proprio. palco C'è del pubblico ci piace anche. ancora di Sì, più. direi. Magari anche a piestrada, però col pubblico. Esatto, quello è sempre Quanti gradito. siete nella formazione intera? Cinque. Cinque. Gli Aura, insomma, fanno musica da quanto? Beh, ufficialmente dal 96, Beh, un bel dal po'. 1996, Un bel però po'. Ma siete diciamo, sempre gli stessi? no, nell'arco del Qualcuno l'avete perso per tempo strada? qualcuno si è perso per Eclissato. strada ed è stato sostituito, Eh è beh, normale. chiaramente, chiaramente succede. Allora, io ho una serie di pezzi qui a disposizione per me. E volevo dire ai nostri amici che se avevano voglia di sentire della buona musica potevano andare appunto sul sito auraband.it. E allora, c'è un pezzo che vogliamo far sentire. Quale scegliamo, ragazzi? Rockeggiamo un pochino. You Shook Me o Simply the Best? You shook me. Perfetto, eccolo qua. Gli Aura, sono sui Radio R9, cosa succede? Perché non va? È comunque E una cosa sciopero anche il molto. computer. Sciopera anche il computer, ragazzi, veramente. Non dipende da me. Vogliamo provarne un altro? Ecco, forse va meglio. No, si ferma. No, che sito è, ragazzi, questo? Succede anche questo. Bello Che della diretta, il bello dai. della diretta, non so che Vabbè, nel succede, però. frattempo, niente, inganniamo l'attesa dicendo che diciamo? Poi ricordiamo gli altri ragazzi della band, Francesca Lago alla voce, Gianmarco Renzi, chitarra, voce e tastiere, Sì. e Gianluca Ricci, la new entry alla chitarra, che è entrato diciamo, Da da pochissimo. pochissimo e si è integrato proprio alla grande. Come si entra in un gruppo? Vi fate le selezioni, non so. Oddio, beh, diciamo che ora come ora abbiamo bisogno di affidabilità Sì, e soprattutto. affidabilità soprattutto, perché non esistono giorni di ferie, vacanze, magari Capodanni, Ecco, Natali, quindi in fase eccetera. di colloquio probabilmente Comunque, scatta proprio questo. sì, Quanta la disponibilità disponibilità. mi dai? Disponibilità La parola magica. tantissima proprio. E quindi insomma quella è una, diciamo, la cosa importante, quella è la cosa sicuramente più importante. E poi per il resto bisogna, noi vabbè, noi oramai siamo, diciamo, una piccola famiglia, nel senso che comunque ci conosciamo bene da tanti anni, anche con Francesca. Vabbè, noi tre diciamo da tantissimo tempo, Francesca è entrata con noi circa 6 anni fa, e quindi insomma portiamo avanti le nostre cosine. Perfetto, allora, musica permettendo, noi ne ascoltiamo un'altra e poi vedremo quello che Ok. succederà perché avevo comunque piacere di far sentire i vostri pezzi, va Perfetto, bene? perfetto. A dopo. Intanto zucchero, però fra poco torniamo in chiacchiere con gli Aura Band. Allora,
Allora, torniamo in diretta perché insomma ce l'abbiamo fatta, vogliamo sentire un pezzo dei nostri amici Aura Band, tra l'altro per le, tutte le cosine, le informazioni e vedere le facce, auraband.it, e loro ci sono. Magari, forse la cantante è meglio delle nostre facce, vabbè, sicuramente. Vabbè, sì, è una bellissima ragazza, però voglio dire, anche voi cosa avete di male? Anzi, non lo so. Già immagino tutte le fan sotto al palco che si strappano i capelli. Sì, sì. No? Dico. Sì, stanno tutti qui sotto, sono seguiti. Uno sono io. Poi che capirei, conosco Igor da tantissimi anni. Questo è un vostro pezzo, ce l'abbiamo fatta. È una cover degli SDC. Sentiamola un pochino insieme su R9. Ci mette la ragazza quando canta e voi dietro con gli strumenti, e questo poi per tutto il resto, no? Ci sono poi altri pezzi. E la musica che fate è sempre questa bella carica oppure c'è anche qualcosa di melodico? Beh, lavoriamo su diversi progetti, magari uno che si chiama Note Italiane, che spesso portiamo all'estero, un tributo ai Beatles, brani nostri, e poi diciamo quello magari con il quale lavoriamo di più, uno show fatto di 2 ore di musica. Si vive di musica, quindi, per quanto vi riguarda, sì, assolutamente. È una cosa bellissima. In tanti vogliono fare musica, la fanno, però poi quotidianamente portano in giro un altro lavoro, perché tante volte di musica non si può vivere, purtroppo. No? Beh, è molto difficile e sacrificato, soprattutto. Ecco, e per tutte le informazioni auraband.it, ok, però per ingaggiarvi auraband.it. Ah, uguale? Cioè, sì, sono tutte le date, mail, contatti, video, perfetto. Di tutto di più. Auraband, che tra l'altro è di... della provincia di Teramo, in giro siete un pochino misti. Sì, tra Abruzzesi. Diciamo Teramo e provincia. Abbiamo avuto negli anni anche membri marchigiani. Hai visto, vabbè, ma poi alla fine siamo talmente vicini che funziona. Poi c'è così. La pagina Facebook. Bene. Che teniamo spesso aggiornata, Aura Live Band. Aura Live Band. Oh ragazzi, io vi ringrazio. Grazie e rimando tutti gli amici ad ascoltare i pezzi sul web, perché comunque ce ne sono anche di altissima qualità, quindi se avete voglia di sentire buona musica fatelo anche con i nostri amici Aura Band. Grazie a Matteo De Virgilis. Grazie a voi. Igor Piccioni, thank Grazie. You so much my friend. Grazie davvero a tutti quanti che siete stati con me. Domani alle 11 saremo ancora insieme.